Uno dei due momenti centrali del nostro corso. Abbiamo chiamato ad essere in linea fino ai piani, perché è un po' da vecchio. Non vi saranno due colleghi che di questo tema si sono occupati nel loro lavoro quotidiano. Non vi saranno due colleghi della Repubblica, ma si tratta di poi tra le altre cose, potrà anche una capacità fuori da questo confronto. Quindi, a seguito, quanto forse il lavoro di Giulia ha portato moltissimo quotidiano. Il fatto stesso che si sia recuperato nel contorno dopo 3 anni, mette lavoratore in una posizione comunque di conquistarsi questa riconferma. È vero che, come si diceva appunto, Lorenzo, per quanto riguarda la nostra categoria, siamo ancora tutelati per quanto riguarda il controllo dei mezzi di produzione. E non c'è ancora di nessun momento, però è vero che quando una legge generale passa da questi punti è poi abbastanza difficile per una categoria difendersi. Una categoria come la nostra è spesso stata accusata di essere privilegiata rispetto alle altre, e stamattina abbiamo visto di essere privilegiati, specialmente quelli che sono entrati nella professione molto più tardi. Allora, in tutto questo contesto, mi chiedo quando è stata appunto varata questa legge, si è pensato anche alle specificità che potevano contenere su un lavoro particolare come quello dei giornalisti, perché tutti i lavori sono uguali chiaramente, di pari dignità, però produrre notizie implicano delle configurazioni diverse. Questa precarizzazione, lavoro su una precario, che secondo lei può dare conseguenze nel lavoro di una relazione? Il senso è un po' di questo, è un po' questo è il fatto di come teniamo il lavoro. Se noi teniamo il lavoro come il contratto di lavoro, io ho fatto il lavoro, ho preso il mio posto di lavoro, poi fondamentalmente lì, certo, questo è il modo di lavoro, però in modo naturale per proteggere il lavoro, però è per fare solamente come protegge il posto di lavoro. Naturalmente però penso che questo è generale più nel paese, ideale per questa esigenza di una quella avanzata, consideriamo che ciascuno di noi è definito non solamente dalla relazione contrattuale che va origine al posto di lavoro, ma come accompagniamo di esperienze, competenze, professionalità, diciamo di capitare il mondo in questo contesto, e si accumula in varie fasi della vita, a scuola, università, professionale, ma soprattutto lavorando. Però noi sappiamo, e questo è un fatto, che l'area del mercato del lavoro italiano, che non va mai disconosciuta, che in nessun paese, non nel nostro paese, in qualche paese come l'Italia, avere un rapporto di lavoro a tempo indeterminato significa per il lavoratore avere una condizione contrattuale con un contratto di organizzazione del proprio lavoro. Un investimento con la propria formazione, quello che stiamo facendo questa mattina, che ringrazio per il mio intervento per partecipare, ma è stata una possibilità di investimento con il lavoratore che in maniera sproporzionata con il lavoratore che è stato ritenuto, è stato rispetto al lavoratore a tutti i termini. E dice questo così, ho recitato questo così, non lo so, non lo prendo, però così. Allora, quando io penso al mercato del lavoro, penso al mercato del lavoro italiano, e a come fare in modo che effettivamente si possa avere quegli investimenti sulle magari competenze e le possibilità del lavoro. Se vuol dire che le persone, nella fase di entrata, quindi per una parte del lavoro, in Italia, sono punte, non con la modalità concettuale tipica, non con quella che è più professionalizzante, ma con alternative di possibilità contrattuale, precarie, che hanno l'effetto non solo di squalificare le modalità del lavoro per il resto del mondo, ma anche il bagaglio di competenze forti che viene trasferito a quel lavoratore da portare alla propria libertà. Ma se io mi sento presso, cioè vedo la gente come un percorso, un individuo che anche questa esperienza e competenza lavorando, e allora devo pensare che mettendo quel lavoratore nelle condizioni per poter lavorare così al massimo che sta umano, si apprende al lavoratore il massimo della tutela possibile, che è una parola del lavoro. Perché sto prendendo le condizioni che sia massimamente
per realizzare un livello, ma in generale che tu la formazione di competenze. Ora, se questo è il mio obiettivo, io innanzitutto devo dire la prevenza per questo momento con l'interno della verità, ho raccontato tutte le questioni che non è che adesso questo motore di chiamare, ho raccontato anche per il termine. Poi, dopo 3 anni, 4 anni, 2 mesi, 1 anno, può essere licenziato, certo, può essere licenziato con il produttore del lavoratore, ma questo tipo, questo indirettamente per me, è un riferimento che lei fa ovviamente, centralizzando dalle un'area centrale a quella che era di questo tipo, che è una risposta che viene venuta in centrale. Oggi la gente non è stata assunta per nulla, perché una riduzione forte della decontribuzione è in conseguenza di quello, caduta la decontribuzione, sarà la tutta in centrale. Ma qui torniamo al concetto di lavoro. Per noi questo, e questa è una domanda profonda, ci dobbiamo farci non è come tale, che il lavoro in Italia sia, in maniera preponderante, un lavoro di bassa qualità, basso valore aggiunto, fondamentalmente sostituibile, per cui l'unica componente che costa è il costo del lavoro, l'unica componente che varia allora è la sarà licenziata, io faccio andare a fare questo lavoro, questo lo pagato di meno, e quindi succederanno. E così per ciascuno di noi. Se questo è il modello di mercato del lavoro che abbiamo in mente, secondo me, è il modello del lavoro che non è realistico, se non è il modello calca, quella che è la realtà, della mercato del lavoro italiano, la realtà di economia avanzata, in cui quello che importa è appunto il sapere fare, cioè quello che acquisisce il lavoro. E quindi io mi rendo conto che devo porre un obiettivo molto semplice, per dire, come faccio a fare in modo che nella fase di entrata, che è quello più professionale per risultare di più, il lavoratore ce la metti nella condizione effettiva di fatto, non formale di fatto, per appunto attivare la sua competenza. Questa è la forma di potere più importante che puoi dare. La riduzione del costo del lavoro e la decontribuzione non è altro che un fattore di facilitazione. Facilitazione da una parte, ma anche di risposta a una promessa molto semplice, che è la promessa che, come viene detto in italiano, di questa promessa di stato molto ben fatto, questa non si scava in colore, ed era benissimo. Il lavoro tecnicamente è così importante, e siamo tutti così convinti, salvo il fatto che abbiamo costruito intorno a quel concetto un mercato del lavoro in cui l'elemento di costo non era solamente per l'economia, era a favore di una serie di internamenti contrattuali che erano in precarietà, perché stiamo creando un progetto, facciamo le cose che sono di barattate, ma tutti quegli strumenti erano strumenti che ci hanno detto per questo. Perché non era stato là? Questo vale per tutti i lavoratori, e adesso vogliamo il è esattamente il valore di competenze che acquisisce quando l'acquisisce e quando poi lo mantiene, quindi poi il padre per naturalmente oltre che di disciplina che da poi l'insensamento deve parlare perché disciplina di lavoratore sono più delle licenziate cosa cambia per parlare con l'insensamento lavorativa senza cambiare il sostegno del qualificativo ma questo magari è che si deve studiare a volta di collo sul tuo sul punto della produzione giornalistica l'intervento fondamentale è dire guardate, come lavoro ritenete così importante? Mettiamo una linea. Facciamo una linea con la risposta più possibile tra lavoro dipendente e lavoro autonomo. Okay? E lo facciamo intervenire appunto per essere una parte subordinata. Quindi, otteniamo, appunto, vediamo, facciamo alcune funzioni, diciamo, tutte le interne generali. Quindi diciamo, se sei lavoro autonomo, è la tutta la tutela del lavoro dipendente. Se è autonomo, è la tutela del lavoro autonomo. Ma usiamo da questo ibrido in mezzo per cui c'è un par subordinato che sei tecnicamente autonomo, hai un po' di tenere del dipendente, cioè sono quasi quasi dipendente, diamo le quasi tutele. Cancelliamo questa divisa e possiamo dire. Facciamo qui eccezione a questa parte, perché la sottrazione collettiva e in particolare le questioni di rischio. Andiamo qui al vostro tema che è questo. Dopo il testo di avere una qualità del progetto della caratteristica, la dimensione di forma di salute, che è possibile che proprio l'impostazione che si fa del tutto, per esempio. Quindi, all'epoca di un'impostazione per quanto riguarda la possibilità di fare rapporti di collaborazione,
poi si deve il lavoro e ce l'ha detto, alla stessa gestione di questi lavori. Siamo in grado invece di arrivare una società alla contrattazione, con il patto sociale, e fare in modo che la flessibilità dei contratti sociali sostituisca quella della flessibilità della organizzazione sociale. In questa dimensione si colloca un intervento che è chiaro, che va per esempio a assoluto, con i vostri effetti di controllo di salute e cosiddetto domattamento. Ora io qui vorrei che fosse molto chiaro sul tema del controllo di salute, perché sono un po' di scuola, posso dire il testo del governo, il gruppo di tanti consulenti, tanti, però sono anche il suo fondamentale che io vorrei ricordare. Il controllo di salute non è obbligatorio. Non è obbligatorio. È soggetto come prima all'accordo tra i parti sociali, ed è soggetto come prima oppure all'autorizzazione della direzione territoriale del lavoro. Naturalmente i dati raccolti con quegli strumenti autorizzati possono essere utilizzati per i fini della raccolta di lavoro del sottotitolo. Ma attenzione, questo non vuol dire che sarebbe di essere di un'altra norma dello Stato, di un'altra legge dello Stato, che non si può fare anche, e anche qualora la controllo di salute, gli strumenti audiovisivi, quelli degli anni 70, della legge per quello che fossero autorizzati, si può procedere a utilizzare quegli strumenti per il controllo continuo sul lavoratore, invasivo, lesivo della sua dignità. Perché se questo fosse fatto, il datore di lavoro sotto questo sarebbe contro la legge, non la legge, quella che comunità nella legge, ma la legge non lo dico sulla casa, che diventa esattamente questo tipo di intervento, in quanto invasivo e continuo. Altra cosa è naturalmente l'utilizzo degli strumenti di lavoro, che va a fare un certo documento. Non si possono utilizzare quei dati per il controllo continuo sul lavoratore. Non si può fare questo, ma per il lavoro non lo può fare, grazie a questa legge. Ma è tutta la legge prima, non è anche oggi. Cioè, non posso dire, lui può mettere la norma che dice, poi vedono la forma di scattarla, però è pure un paese di cambiamento. Quello che cambia. Credo che un collega abbia fatto un proposito da raccontare, se no, mi farei diventare della legge. Lo racconterà dopo, però. Che bisogno c'era di inserire questa norma che conflitte con quella della società più generale? No, questo è importante, non conflitte, è complemento. Cioè, stiamo per questo punto che è un punto effettivamente importante, ma anche la parola di mente. Noi qui non deroghiamo a loro che ha fatto la parte. Non c'è nessuna verità. Qualcuno è tutto diverso. Io non lo so perché sono volontari, ma diciamo che facciamo che le cose che sono in territorio aziendale lo ricevo e vedo il formato che il territorio aziendale possa utilizzare per i fini dell'organizzazione del lavoro. Lo vedono per altri fini? Certo, per la legge. Per la legge per dire una cosa abbastanza chiara, vuol dire che stanno facendo un intervento esclusivo, qualunque provvedimento prendono contro di me, qualunque. Fino all'intervento a carattere di costruito, cioè da lontanare l'intera, con il massimo della stazione, da rimettere la parte di non toccare le parti, da rimettere la possibilità del lavoratore di chiedere il danno, e ci rendiamo conto. Tutto questo lo dico per dire che non è cambiato nulla su quel punto di vista, è cambiato solo questo, il lavoratore che serve per il lavoratore della stazione. Secondo me siamo già in un lavoro a fare, perché stiamo parlando di qualcosa che già sta mutando. Faccio un esempio molto semplice, il decreto che avete dovuto fare prima per passivare. Questo è già un piccolo conto. Parlo di nuova fase perché siamo davanti a una fase politica diversa, no? Che sono stati diventati dei ballottaggi, gli esperienti venivano dalla stessa città, dalla stessa fede calcistica, un dato di fatto assolutamente contestabile. Ci sono le bombe, tu sei l'Emiliano, ma non sei le bombe di lui. Un dato di fatto politico incontestabile è che l'unico sindaco del PD che è stato riconfermato nelle grandi città risponde al nome di Virginia Merola ed è anche l'unico sindaco del PD che ha firmato il referendum della fusione. È una vittoria politica importante. Quindi, quando assumi tutte queste cose, io credo appunto che siamo di fronte a una nuova fase politica. Allora, chiedo
dei propri percorsi. E la sua è arrivato il momento di dire alcune cose. Prima parlavamo, avete tutti usato questa espressione che secondo me dà il senso di quello che sarà contratto a tutti i cristiani. Ora, l'italiano sta italiano. L'italiano non è solo cristiano, è quello che sono tutti i cristiani che hanno ragione, ma tutte le persone che hanno ragione a quello che in quel momento non è stato fatto. Allora, come io ho sostenuto anche io credo che chi ha scritto già fatto non sia come tutto il bene e non sia neanche di un altro sia qualcuno non parla io per esempio qualcuno che prima ha fatto riferimento molto preciso al concetto di già proprio che non può dire il costo del posto di lavoro a tempo indeterminato non può dire più e quindi questo è un concetto caro al professor Pietro Pini che io sostengo sia stato molto importante nella scrittura di questo testo. Proprio perché quando si parlava prima della figura di questo decreto, ne parlava anche in confronto pubblico, in altre lettere, anche con te, in parte di te, il concetto di contratto a tutto questo aveva una sua logica, una sua intelligenza. Quest'uomo qua si era messo disponibile a dire vogliamo fare un contratto in cui per 3 anni tu puoi licenziare e poi dopo 3 anni io vengo confermato a tutti i diritti che ha uno e resta il tuo determinato. E invece cosa si fa? Nella stesura si è scelto sentimenti, il governo si è scelto di fare l'appoggio a un giurista e a chi pensava che bisognasse dare appoggio agli utenti. Quindi, quindi per questa ragione siamo diventati a una nuova cosa volente che tu non si può spiegare questa cosa, se sei d'accordo con questa cosa, anche perché, appunto, se come credo sia inevitabile, la Tigella riuscirà a raccogliere le 500.000 firme per il tre referendum su attitudini forti, voucher e spazi, a giugno prossimo, con il casco governo, si chiederanno a aiutare su queste cose. E quindi voi, per evitare il referendum, dovete cambiare la legge. Questa è una forma che intendo. Dovete andare contro, che c'è qualche mese fa, dove si è detto, che la vostra vita è la prima, e c'è secondo qualche piccolo dubbio, che tu, tutto il paracolo, e tu non sai più tanto che riconosci la forma di tigaretto, quindi, diciamo una cosa, diciamo qualcosa, no? Facciamo qualche... Siamo tutti d'accordo che avere un indennizzo in termini di numero di mensilità superiore è una tutela più forte rispetto ad avere un indennizzo, una tutela di numero di mensilità superiore. Cioè, quindi voi mi state dicendo, aspettate, come si può essere sotto perché voi state dicendo che se io assumo, non assumo il giorno dopo, la giorno dopo, nel caso di licenziamento, io devo pagare 27 mensilità, la giorno dopo. Oppure, se io lo assumo, il giorno dopo, effettivamente devo pagare 2 giorni di lavoro, lui è in entrambi questi scenari è ugualmente tutelato. Non ho preso la patente, ma questo è l'obiettivo. Vabbè, sì, ma è chiaro, diciamo. No, questo è chiaro, Solo che prima, se tu mi insultare il sistema, tu mi dovresti dare il posto di lavoro, che ti permette di entrare nel lavoro.
osservazione è, cari Filippo, avete detto, la tutela del lavoratore effettiva nella fase iniziale della scoppia di lavoro, la risposta a questa domanda è sì. Chiaramente, qui non c'è alcun dubbio. Una marca che non è responsabile di questa misura, che sono tutti realistiche. Però vi faccio una domanda, che è una domanda della prova della realtà, che purtroppo importa anche a rispondere, a riprendere l'esempio di Maurizio. Esattamente, come succede? Nessuno pensa che il datore di lavoro e la lavoratore siano la stessa posizione. E questo non è nemmeno un merito, perché definisce il passato. Però vi faccio veramente un'osservazione molto, molto semplice. Prima, il lavoratore, che appunto a tempo indeterminato, subentrava la tutela, la possibilità di reintegra, oppure la possibilità di un'indennizzazione di reintegra, di una indennità monetaria che abbasse dal minimo di 12 al massimo di 27 mensilità. Il fatto che validi dal momento che formavi il tempo indeterminato su questo concetto di tutela. Che cosa generava nel percorso di ingresso sul mercato del lavoro per il lavoratore? C'era una cosa che si conosciamo tutti, che era la professione titolare, forse più di molte altre. Quindi il rischio, ogni volta c'era il rischio, che il rapporto di lavoro non si confondesse, perché magari l'impresa non andava come era quello che aspettava, magari quel lavoratore non veniva collocato dentro l'istituto da collocarlo, eccetera, 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 in qualunque tipo di rischio, vi potete pensare, su chi ricadeva quel rischio, interamente. Ricadeva in quella aspetta, nel senso che ricadeva interamente sulle spalle del lavoratore, che appunto come collaboratore del progetto gli veniva detto questo. Noi teniamo un contratto in cui la tua remunerazione è completamente liberalizzata. Qualunque cosa che è scritto dalla contrattazione collettiva non ha alcuna utilità nel contesto, che non conta nulla, perché tu non conti nulla. E se io ti dico, non ti ripenso perché tu non stai lavorando per me, stai collaborando con me. Cioè, se io interrompo il progetto, che non con il progetto, nessuna cosa hai, ti porti a casa, allora mi richiedo. Vi chiedo nella realtà, non nei nostri desideri, perché nei medici sono figurati, ma io sono governo, io sono vincolato, sono distrutto dalla realtà. Nella realtà, quel lavoratore a termine, non dà, assunto da governo, se il datore di lavoro che è stato incerto sulle prospettive, che poi, fortunatamente, come tu hai ricordato, arriva la crisi, se io non ho il lavoro che è stato incerto, senza giocare, senza aver potuto dire, cosa avrei fatto se quel lavoro per mondiale? Sapete cosa avrei fatto? Perché nella migliore delle ipotesi, dato un'estensione di un rapporto di lavoro a termine, per qualche mensilità in più. Risultato, quel lavoratore sarebbe comunque andato a casa al culo mese, non avrebbe ricevuto un'indennità monetaria, e non avrebbe avuto la speranza di poter continuare. In una situazione normale, se uno prende un contratto a termine e veniva appunto a tempo indeterminato, non era licenziato. E quindi, quel lavoratore, come tutti gli altri tempi indeterminati, dell'azienda in crisi, aveva la cassa integrale, cioè questa è la valutazione da fare. Ma questo è il punto, esattamente che non la cosa che viene introdotta, la cosa che viene introdotta è il lavoro è contratto a tempo indeterminato, una cosa che non è più contratto a tempo indeterminato. Abbiamo le cose per loro, sono due problemi. Il primo problema è che tu fai carico automatico del fatto che quella lavorazione immaginaria sarebbe stato passato alla fine della propria lavorazione, sarebbe stato passato a tempo indeterminato con le vecchie regole del tuo lavoro. Cosa che è molto difficile che sarebbe realizzata, perché tu sai qual è il tempo del corso e tu sai qual era il rapporto, qual era il corso che avrebbe comportato in termini di lavorazione. Pubblico, quindi anche mio, lo davate per assunzione in maniera licenziata, in maniera che la funzione si aveva bisogno di lavorare. Perché quando una azienda è una grande di quei danni, sono tutti buoni, non è perché se appunto se la stessa cosa è che si promette che si chiama perché non è una cosa, il tuo lavoro deve essere come la lasciato casa. Se tu dici che quella roba lì serve per aumentare la cultura del lavoratore, tu hai l'esempio che la cultura del lavoratore non è aumentata, e non è un aspetto che non è assunto, questa è la valutazione che mi pare, quella che la noi stiamo discutendo, che appunto sta facendo un contratto attuale,
che purtroppo non sei in grado di fare, perché tu mi stai dicendo che con le vecchie regole quel lavoratore sarebbe fatto un battente indeterminato. Cosa che io ti dico, guardando il flusso sul mercato del lavoro, che è un po' di non sarebbe avvenuto quel lavoratore, ma perché quello l'ha assunto con le nuove regole, perché gli avete dato 8.000 euro del problema di pensiare. Non vediamo se non è ma c'è un'impresa, ma non a caso, non a caso, se andiamo a vedere i numeri, guardiamo che non sono solo aumentati i contratti delle donne in ma sono aumentati i contratti termine, perché sono liberalizzati nei banchi, no? Il contratto di tutte le associazioni non è una porta morte più determinata, è un'altra forma di percorso, ma perché alla fine uno può essere licenziato, punto, la licenza della donna è tutto, il suo aggiungo, però senza dirlo, questo dice l'ascolto, ma non senza dirlo, è un'altra cosa, in questo modo, zitto zitto, si sta facendo un'operazione che cancella lo statuto dei lavoratori senza dirlo, perché vorrà dire che di fine avanti tutti quelli che sono nuovi appunti, sono nuovi appunti anche uno che cambia azienda, o uno che deve prendere il rischio, uno che deve fare altre cose, o per i prossimi, nei prossimi 10-15 anni, senza dirlo, lo statuto dei lavoratori non c'è più per nessuno. Questa è la cosa che ho fatto con la rete di fare lo fare a tutti, non per partire il governo, la società di governo, che lo utilizziamo. Quello che utilizza il tutti gli altri paesi, la misura della forza lavoro, questo abbiamo fondato a parte di questo straordinario. Guardate qua in questa formazione, guardate la rilevazione della forza lavoro di aprile 2016, guardate quella sul primo trimestre del 2016. Comunque voi guardiamo, vedete che il numero di posti lavoro sempre determinati in questo paese è cresciuto, il numero di lavori esterni in questo paese è cresciuto. Sono tre dati, non lo dico nemmeno, il numero di lavoratori indipendenti è senza fine, non è molto. Se dobbiamo legittimare il Parlamento, la legge è quanto è alta, ma anche vista più alta, anche dal 2008 oggi quanto sono aumentati i vari settori. Sono 45 milioni, sono 140 milioni, lo spero di essere sul voucher, lo spero di essere, lo spero di essere più caro, anche dopo una cosa, però una batteria compra un pacchetto di sigarette e un voucher, come se le persone fossero una cosa che si compra i sigaretti, 140 milioni, per il voucher, mi sono stati messi, per il voucher, di un milione di persone, non può, 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 dico questo, il sindacato probabilmente con i giornalisti ormai a una distanza, io poi ti vedo come una cassa, ricordo, tu hai parlato dello statuto dei lavoratori, negli anni 70 a Torino gli operai qui affermavano sotto la RAI a chiedere un'informazione libera, democratica, che rappresentasse la realtà. Oggi non c'è più chi può mettere come si guarda la classe lavoratrice? Capisco che un specifico nel lavoro alternativo, certo, capisco che c'è uno specifico nella difesa del lavoro giornalistico che poi ha delle ricadute sulla democrazia internazionale. E la domanda anche a Sandelli è questo già fatto in redazione. Lei vede dei pericoli in questo per la difesa e l'informazione. Ritorniamo a Bogo. Il problema fondamentale è che il nostro paese sia un certo avere questo fatto la trasformazione è assolutamente che questo è stato fatto il lavoro. Il tutto è più certo. Io vorrei dire con massimo rispetto verso autorevoli senatori del Partito Democratico, associazioni naturali di questo paese. Spero di sentire sì, non è vero. Autorevoli membri del Parlamento italiano, con io con la massima chiarezza su questa riforma del mercato del lavoro, è il punto del contesto del pensiero del lavoro del Partito Democratico. Non è il punto. Dove la missione privati era l'unica mozione di superare il contratto a tutte le persone. Veramente bocciato per l'azione, che spesso nella schede di disoccupazione, l'unica. Dove, se io sono la fiera, posso arrivare a parte voi di aver avuto il privilegio, perché qui è il caso della mutazione di cazzo, il privilegio di essere fiera
trasportore del trattamento. E di questo, per esempio, la stessa guida, che è costruito per il mio salario. Questa è quella trasformazione, quella trasformazione che, col beneficio di qualche tempo, lo guarderemo nella nostra paradigma, diretta, di un modello di cui la professione del lavoro è molto più efficace rispetto a prima. Penso che noi stiamo facendo una serie di esempi contrafattuali, che sono contrafattuali, cioè se un lavoratore è stato assunto con le vecchie regole a tempo indeterminato, si sarebbe stato più tutelato di quanto sia. Certo, il problema è che noi non osservavamo a funzione a tempo indeterminato nel nostro lavoro, dopo che le vecchie regole sono state assunte. Ma in maniera molto più bassa c'è stato prima. Sono quattro fatti, sono quattro fatti di partenza del nostro mercato del lavoro. E forse penso che non è partito solo da quello. Dunque, per questo ragione, la situazione di questa parte ci indica che non è raggiunta. Secondo, noi abbiamo tra il 2007 e il 2014 a fine, più o meno il 4% di tutti i lavori, che nel caso può fare 23.200 di persone, significa 1 euro di lavoratori. Ma se guardiamo i giovani lavoratori italiani, i giovani italiani sono tutti 35 anni, abbiamo di tutto, nella crisi, un posto di lavoro che si è determinato di fare. Ci rendiamo conto che la crisi di lavoro è un po' determinato, e grazie al tutto della crisi, ed è esattamente lì come dovevamo intervenire. E interveniamo con tutti gli strumenti, infatti, però, è stato tutto fatto, la realtà è che non è una cosa più buona,
è nel centro di ascolto spagnolo, che è assolutamente importante per vedere dove siamo, su dove lo facciamo, come lo può fare. Abbiamo detto che questo può fare ma prima è controllare questo comportamento e non c'è controllo di questo comportamento. Anche sul punto della nuova disciplina ulteriormente, dopo la contrattazione, l'utilizzo di questo campo, lo si può fare. Però osserviamo quanto questa impostazione è completamente diversa da quella della scuola. Io qui do, l'articolo 8 dice, se vuoi alcune sistemi contrattuali, possiamo derogare con la contrattazione, eccetera. Quindi una qui il positivo di essere. Se vediamo per tutti come funziona il lavoro di fare del lavoro, poi la contrattazione consente di intervenire in via migliorativa sulla base di questa cosa. Questo principio generale che fa il lavoro, non è nuovo questa riforma, che la consente anche per questo. Non si può utilizzare il telefonino per controllare se una persona sta andando in banca. Non è possibile fare così. Contro la legge. No, ma io sono come il padre che qualcuno ci può dire. No, no, l'importante è che non sta funzionando così. C'è cioè, diventato per quello che ti ha spiegato, anche l'industria, le imprese, la luce, ma vediamo che il sindacato, che ha fatto questo, c'è il giudice, c'è il sindacato, c'è la politica, e c'è tutto. No, lo vediamo tutti. Però se siete andati a fare altre cose, c'è tutto. Non è stato chiesto di mantenere la calma, tanto più quello che vorrei che possa dire attraverso questo. Io ti potrei fare un lungo elenco, perché il controllo a distanza con il modo di essere una forza del governo. Io ho partecipato alla assemblea di lavoratori a tempo che non mettono foto del controllo della forma. L'oggetto dello sciopero che sta facendo è proprio il fatto che l'azienda vuole, visto che ognuno di loro lo deve notare, gli strumenti a sapere minuto per minuto dove il lavoratore, cosa sta facendo, quando fa fare le operazioni, e lo stiamo scoperando per evitare che questa avvenga. Vorrei che possa essere un po' di non lo possono fare, è già. Vorresti condividere un'impresa che pensa invece con quella abitudine di farla che ti chiede di applicare la legge in quel modo lì, certo? Ma io dobbiamo portare in tribunale mio, no? Se possiamo portare in tribunale mio, adesso mi porto a governo, se non fine mi dico che se porto in tribunale il prossimo giorno, non mi dico mi porto a governo, non mi porto a governo, non mi porto a governo, questo elemento sta succedendo, perché nei contratti nazionali stanno cercando di modificare queste cose. Noi stiamo superando nel contratto nazionale di Italia anche in Italia. Non solo perché non ci vogliono dare soldi, vogliono modificare il ruolo, ma perché tutto ciò che noi abbiamo chiesto di regolare in materia di trasporto, di diritti, eccetera, ci stanno dicendo che non discutono perché la legge applicano la legge. Noi a più cantieri volevano addirittura mettere le distanzioni nei casi. L'abbiamo dovuto superare. Non so perché sei copiato, poi uno dice però lo stanno facendo e stanno dicendo che lo fanno applicando le leggi del governo che sta dicendo una cosa e questo è quello che avviene e questo determina siccome ci sono condizioni diverse è normale purtroppo che sia così quando ci sono i livelli di disoccupazione che ci sono quando ci sono tante forme di lavoro diverse diritti diversi la gente ha anche paura e sta portando l'idea che pur di lavorare uno deve accettare qualsiasi condizione perché altrimenti non c'è lavoro allora comunicativamente come fare arrivare in messaggio come si dice. Ma io non voglio che nulla rimanga come si fa. Perché io parto già dal fatto che prima del giovatto con delle leggi di guerra, anche con dei ritardi del contratto e con dei ritardi del contratto, il fatto che oggi nello stesso luogo di lavoro ci sono persone che pur
introduce un elemento. Cioè non ci stiamo battendo per dire che ci vuole uno statuto, che dobbiamo tornare allo statuto dei lavoratori precedenti. Noi stiamo dicendo che ci vuole un nuovo statuto. E stiamo dicendo che una serie di diritti non debbono più essere completamente in capo al contratto a tempo indeterminato, ma che qualsiasi persona che lavora, con qualsiasi rapporto di lavoro, bisogna che ci sia uno statuto dei diritti che garantisce che ci sono una serie di diritti uguali per tutti: il diritto alla salute, il diritto alla sicurezza, il diritto alla malattia, il diritto alla formazione, il diritto alla formazione, il diritto alla retribuzione. E da questo punto di vista, questo però significa andare in una direzione del genere, oggi si sta facendo, e vuol dire cancellare le forme di lavoro. Perché l'altra cosa che si racconta, chi veniva raccontata all'inizio, non è vero che adesso con determinate forme del genere della federalità. Perché oggi continuano a essere una quantità di forme di lavoro incredibili, con delle violazioni di fatti, e tu non hai ridotto i costi delle forme e delle tipologie di contrattuali. L'hai lasciata uguale prima, e le imprese possono addirittura. E io trovo, io questo ho detto proprio, non sono d'accordo, perché l'altra cosa che è avvenuta con Giovanni è che non si è andati verso un'espressione delle tutele anche per chi perde il lavoro e per chi non c'è. Anche questa è un'altra cosa. Perché se guardo dal punto di vista della cosiddetta cassa integrazione, siamo di fronte al fatto che ciò che è stato fatto con Giovanni oggi ha costato di più a un'impresa che il ricorso alla cassa integrazione al contratto di solidarietà che non è licenziamento. E oggi noi siamo di fronte a questo fatto qui. E oggi noi siamo di fronte a tanti gruppi, io non conosco gli studi di questo, non so se non c'è una situazione di stato di diritti, quindi ascoltare quello che devo dire. Io vi posso parlare di quello che succede nella genere di tante fariche, e noi abbiamo oggi tante imprese, perché la mia organizzazione della crisi non è finita, che si sta chiedendo che aprono le procedure di licenziamento perché vi costa meno che usare la cassa integrazione, perché la brillante idea non può essere denuncia sinceramente, ma di dire che se uno usa di più la cassa integrazione l'azienda deve pagare di più i contributi, capite che non c'è cioè, una situazione e anziché estendere la cassa integrazione a tutti gli impegni che non si lavora in impresa devono pagare, e questa è la nostra proposta. Il modo di estendere la cassa integrazione a tutte le forme di lavoro, cioè, se tu dicevi che tutte le imprese e tutti i lavoratori pagavano un contributo per avere la cassa integrazione come prospettiva in senso generale. E questo è fatto un'altra cosa. Così come io vedo un tema nuovo, chiudo su questo, ma per dirlo, quando parlo di questo, dice che è cambiato il mondo. Esatto, la cassa integrazione è un altro che viene perché erano delle riorganizzazioni. Io ragiono oggi. Uno dei temi da affrontare in Italia e in Europa, mi permetto di dire, di fronte al fatto che tu non sei in una fase di crescita dell'occupazione, ma hai un problema molto spesso di perdere il lavoro e di tutela, dovresti pensare quali sono delle forme, anche di nuovi ammortizzatori che sostengono anche chi perde il lavoro e come vengono affrontati. E lo dico brutalmente, perché l'altra domanda che noi ti dovremmo fare, scusate, ma quel Giovanni, quanto ti costa? Perché i soldi che tu vengono detti di dopo l'entrata all'impresa, consentitemi, sono soldi nostri. Perché sono soldi delle tasse che paghiamo noi. Quanti miliardi costerà alla fine questa domanda? E per ottenere che cosa? Ed è quella la forma per affrontare il tema. Certo, io trovo un po' assurdo, dopo una vita naturalmente che stai facendo qui, e la chiudo qui, io trovo un po' assurdo, pensate alle contraddizioni, che alle imprese che fanno il contratto di tutele progressive che possono licenziarle, gli diamo i soldi nostri perché sono i soldi pagati da tutti quelli che pagano le tasse, e oggi siamo di fronte al fatto che una persona che deve andare in pensione e ti dice che se ti vuole andare deve scendere un buco perché se no non si va. Secondo me siamo ad un impazzimento totale, una cosa mondiale. Poi dopo che sono io che ho versato per una vita. Guardate, è uno dei temi per cui l'occupazione non è cresciuta tanto, lo dice l'Inps in questo caso, e perché aver portato l'età pensionabile più alta dell'Europa ha determinato un fatto normale, che se la gente lavora di più ci sono meno costi per quelli che non ce li hanno. Non c'è nulla da fare. E questo tema voi non avete affrontato. Volete rispondere a delle domande che nel frattempo sono arrivate, abbiamo visto che le nostre, grazie. Per esempio, uno su un dato, la
la domanda è quante assunzioni hanno portato nel settore dell'editoria nell'ambito del lavoro. La seconda è sul dimensionamento, sulle ripercussioni sul giornalista. Non credo che un modo per controllare il pool di informazione. Terzo, gli appunti che ho già fatto non possono scaricare nulla sul punto 30, sulla dichiarazione punto 30, scusa. Questo è davanti, per esempio. Io volevo soltanto dire una cosa, non so se è una cosa privata o non lo sentite, però purtroppo i nostri contratti di categoria, il contratto di giornalistico, ha certamente fatto la critica al Jobax, perché hanno inserito nel 2014 le tutele crescenti e prevedendo un ripotenziamento dei contratti, perché un redattore ordinario con più di 30 mesi di attività di formazione viene assunto in cambio di incentivi con come se avesse meno di 30 mesi di lavoro e chi ha la segua di un praticante. Inoltre, queste agevolazioni sono previste anche per i contratti a tempo determinato, quindi gli incentivi che sono sia contributivi che retributivi. Tali aziende sono anche in questo caso. Poi volevo ricordare un altro piccolo particolare, che nel nostro settore giornalistico ormai il 64% dei lavoratori dei giornalisti lavora al di fuori del contratto nazionale di categoria. Quindi in questo significa che ci sono 10.000 co-co-co nel nostro settore che altre capitali crescenti di anno in anno con contratti reiterati hanno vedono ridotto il loro salario. Nello stesso tempo sono ritrattabili, non hanno diritto alle ferie, non hanno diritto alla salute, non hanno diritto alla pensione, non hanno diritto a niente. Nello stesso tempo fare il nostro sindacato, mi dispiace dirlo, firmare un contratto di co-co-co prevedendo nel contratto di categoria che un giornalista può essere pagato 20 euro lordi a testa per un quotidiano nazionale. Scusate, ma di che stiamo parlando? È chiaro che c'è l'espressione rimasta dalle redazioni. Se noi abbiamo legalizzato la schiavitù nel nostro contratto di categoria, quindi mi dispiace che sia andato via lo lusso, perché quando parla dei co-co-co e si appella al governo, però sul sindacato hai firmato un contratto di co-co-co e tra l'altro l'accordo sul lavoro autonomo che ha recepito le cifre dell'ecocompenso e l'ipocompenso praticamente non è stato abolito nonostante una sentenza del Consiglio di Stato e prima del TAR che ha definito illegittime quelle
precise. Allora di che cosa parliamo? Se due testi della categoria possono essere trattati alla stregua di schiavi, e di che parliamo? Del combatto delle persone? Ovvio che c'è una manovalanza fuori che può essere pagata a 20 euro, addirittura 6 euro a pezzo per l'esercizio dell'online o per l'agenzia. Di che parliamo? Io vorrei delle risposte su questo. D'accordissimo, addirittura se conoscete una pagina Facebook che si chiama Giornalisti Italiani su Facebook, ci sono giovani pubblicisti che percepiscono bene i servizi di affetto dell'online. Grazie, mi sembra che ti sono la risposta anche per alzare la palla così a questa. A questo dibattito per fornire anche elementi da Dio a suo bambino che poi darei immediatamente la parola per esempio tu mi risposti perché io non ti conosco la rete io sto pronto per vedere con lui con noi solamente a non cancellare di poter fare il numeratore con il portatore come per collaborare perché però si fa fare la stessa cosa tra chi fa la parte dei lavoratori e chi fa il collaboratore. Perché nel dibattito presentare questo non è forma la presentazione di un'altra comunità come un attacco di movimento ai gruppi di lavoratori e le persone ecco questo posto che fare così non posso sapere tu riconosci che magari quello che cerchiamo di fare da parte dei lavoratori che forse magari l'interesse generale, l'interesse della disponibilità di parte delle istituzioni pubblicane, per esempio, di questa cosa che si rimane in ogni situazione, cerchiamo di dare la stessa che questa è la legge della Stato, che è stata portata dalla pubblica, che è stata portata dalla scuola, che è stata portata dalla scuola, che avete sollevato la precarietà delle persone intollerabili in questo paese, che è già stato un più di quello che ha fatto la scuola. Una volta che questo è stato fatto con la vostra, per esempio, intendono i pezzi online, fino ai 20 valori, per il contributo di valore nazionale, questo, come voi sapete, esiste non dalla scuola, esiste da prima, esattamente da come è stata gestita la persona giornalista. Ma che in realtà non è altro che la conseguenza della vostra professione, di quanto già non sono indietro dalla prima, tutto è una questione del fatto della politica, del mercato sociale, a riconoscere quello che è stato l'effetto della precarietà. E nel vostro, come la dottoressa del fondo ricordava, per quello che riguarda la vostra contrattazione collettiva, evidentemente il contrattazione collettiva si è disinteressata del tema della precarietà. La strategia generale del governo per la democrazia, la strategia di favore ai comportamenti corretti e di tutela a tutto il mondo del lavoro. Quindi per il settore della strategia noi abbiamo aperto in realtà quello che siamo come prospettiva generale al paese. Diciamo, volete continuare a fare le cose sbagliate, pagare le persone a prezzo, fare dei concorsi reali, volete farlo, come abbiamo fatto fino a ieri, e questo a differenza di ieri per la prima volta di costare più tasse, non solo. Le persone che, con le quali dovete fare, con le quali dovete fare, con le quali fate questo, sono solo un po' troppo a come tutele che sono passate nella vita. Il settore in questo momento, cioè il disegno di legge sul lavoro autonomo, copre un percorso, una base di diritti di difesa delle condizioni di lavoro che più lavoratori autonomi, anche naturalmente per quei giornalisti che lavorano in un corpo che, vi ricordo, è tecnicamente un inquadramento del lavoro autonomo, che poi capite bene la dignità che si tratta, quella parte di lavorazione che continuano tra se questi siano dipendenti o sono autonomi, cioè il senso comunque di dire che per quello che riguarda quelli che rimangono lì, base di difesa che riguarda il tempo di pagamento, che riguarda la proprietà intellettuale, che riguarda l'assicurazione, le spese di produzione, tutte spese che ad oggi non sono deducibili. Questo perché è storico. E qui, ma non c'è un tipo molto chiaro, non c'è un tipo di dire, guardate, e che accade lì, e di fuori di questo paese. Se voi volete invece continuare a continuare questa precarietà, volete fare un investimento, potete scontare di persone. Ad oggi questo investimento è un investimento che viene riconosciuto, che viene premiato. Certo, insomma, questo è il costo zero. La contribuzione è una detassazione
situazione. Quindi attinge a questa forma. Non è un'associazione che appunto è determinata, diretta a fare in modo che si permette di vada a cambiare un certo tipo di capacità, un certo tipo di tutela del lavoratore, per di fare secondo te. Devo rispondere alla collega che poi mi guarda, quello che guarda, la domanda che mi facevo sulla quando è appunto che è determinato e hai assoluta come lavoratore dipendente. E quindi quanto fa il soggetto al trattamento fiscale di cui mi fa come lavoratore dipendente? Il sistema fiscale italiano funziona con una detrazione forfettaria per il lavoro dipendente, che è cosa la cosiddetta detrazione del lavoro dipendente, che rende fondamentalmente detrattato il reddito fino al 3.000 euro, e poi rende a piedi vista detraibili due qualità per spesa, cui puoi tenere in mente le sanitarie, l'università di tutti a carico, l'assicurazione, diciamo un'altra che è il mutuo, il gestito che è il mutuo, esattamente. Quindi, se lei è un lavoratore o una lavoratrice dipendente, lei ha diritto a quelle detrazioni, non c'è possibilità. Se quelle detrazioni non le vengono caricate, sono solamente due possibilità. O lei è fiscalmente capiente, cioè, per capire, il suo reddito lordo, comunque si sia per una serie di altri vantaggi, è già completamente detrattato, quindi lei deve, in termini di IRPEF, zero, questa è una possibilità. Oppure, c'è un'unica altra alternativa. Se la persona che ha pagato la ritrazione era solo incompetente. Non c'è un'altra possibilità. La decontribuzione, che è per lo dico per la prima terza, la decontribuzione, secondo che il sistema fiscale è per ciascuno di noi, viene appunto, la parte dei propri contributi, che vengono fatti anche la giusta paga, e la parte dei propri contributi sono fatti in tutto il dato, sono pensati alla periodo. La decontribuzione interviene su questi contributi che stanno, che vengono pagati dal datore di lavoro. Quindi dal punto di vista della posizione fiscale del lavoratore non cambia assolutamente nulla con la decontribuzione. I diritti che c'erano prima sono i diritti che ci sono anche adesso. Ah. Secondo me l'elemento che va messo in discussione. E io insisto,
chiede anche un cambiamento del sindacato, ma per me il problema è che ci deve essere una carta dei diritti universali, un nuovo statuto dei diritti in tutte le forme di lavoro, in cui non ci deve essere che io ho determinati diritti a seconda del rapporto di lavoro che ho, ma ci devono essere una serie di diritti fondamentali che impediscono la competizione, perché altrimenti dopo quello che viene messo in gioco, se non lo fa più, se non altro che il tuo posto lo fa, ed è questo l'elemento di fondo. Allora, questa è la mia critica radicale. Quindi non c'è un dato, si è preso atto che c'è una frantumazione del lavoro, si è preso atto che oggi le imprese interessano di suo così, anziché capovolgere il quadro e porsi un problema di come estendere una serie di diritti e di tutele per evitare che la competizione sia tra i lavoratori. Questo è un punto di fondo che io vedo, e non è che dobbiamo discutere. Facendo così da qui, se è vero che comunque l'intenzione del governo era quella di risolvere il problema del precariato comunque e di sminuire la quantità di precariato che c'è, allora perché il governo non fa sua l'idea di una parte universale dei diritti dei lavoratori? È possibile? Cosa ci vuole sapere come possa credere e se riconosce il fatto che ci sia bisogno di questa carta? Dopodiché andrei a chiudere, perché sono molti altri interventi. Il diritto del lavoro. Il diritto al lavoro si può funzionare, per meglio dire, il diritto del lavoro esiste già, degli interrogabili, imprescindibili, che è questo. Quello che abbiamo definito, sulla base della tipologia della sua diversa, è la, come vuole tutelare il lavoro, perché? Perché il diritto è diritto per tutti, ma il modo di lavoro tutelare deve essere cambiato a seconda di quella che è la tipologia del lavoro, che viene fatto. La produzione del lavoro è autonomo, verso dipendente, quello che noi abbiamo fatto è fare una ripulitura delle condizioni dipendenti. Il lavoro dipendente sta lì e ha la sua tutela, il lavoro autonomo sta dall'altra parte e ha la sua tutela specifica e necessitaria al lavoro autonomo, un esempio molto concreto. Quindi, quello che ti arrivo anche con la lavoratoria progetto, che è anche un portato progetto con tutte cose. Prima dell'intervento sulla tutela del lavoro autonomo, non diritto al lavoro autonomo, ma tutela del lavoro autonomo, sempre il diritto del lavoro autonomo, dove erano cantare una qualità, avevano l'accesso obbligatorio dal lavoro. Se uno lavoratore dipendente, perché quello era obbligatorio dal lavoro, è stato fatto imprescindibile, nessuno stabilimento si toglierebbe di scambio. Ma se sei un lavoratore autonomo, vanno costruite la tutela, quindi l'interesse del lavoratore, e che la legge prescriva che questo, che o tu prendi l'assegno di maternità e ti assegni al lavoro, oppure continui a lavorare, oppure cerchi di mantenere di quel rapporto di tutela, eccetera, questo è un modo di tutelare il lavoro. Questa è un'operazione completamente diversa rispetto a quella del mercato del lavoro da cui venivamo, che è il mercato della presenza. Viaggi. Il mercato del lavoro si basa sulla comunità femminile, che è come una figura contrattuale per ogni impresa. L'operazione che abbiamo fatto noi è un'operazione di ricondizione, che cancelli la cooperazione e dici, sei dipendente, sei autonomo, e hai il massimo degli incentivi, per cui chi è autonomo, puntualmente autonomo, possa entrare nel lavoro dipendente. Chi è dipendente viene tutelato in quanto tale, chi rimane autonomo, è il lavoratore autonomo proprio, e lui deve rispettare i titoli che sono adeguati a quel tipo di lavoro, tipo di pagamento, assicurazioni, spese di formazione. Per esempio, abbiamo il riferimento prima di stazione, voi siete lavoratori dipendenti come me, io non sono le spese di formazione che vi fate, non sono dei rischi di dipendenti, perché la falda c'è quello di lavoro. Se voi lavoratore autonomo, la deducibilità di queste spese di formazione, che dobbiamo comunque per la forma di catena lavoro, l'investimento delle competenze, è quello che non è pienamente deducibile per il lavoratore autonomo. Dopo rendere questo. Attenzione, i cocoproni non esistono più, i cocoproni sono tenuti, esiste il rapporto di collaborazione con la diretta, ma attenzione, attenzione, non è la stessa cosa, non è la stessa cosa, e poi, attenzione, la legge è molto precisa, dice, guarda, nel caso del consigliere di vincita, nel caso si lascia, nel caso che sono esiste, lascia la collaborazione collettiva, possibilità di vogliamo cancellare la collaborazione coordinata e creativa, con quello che comporta, in termini di qualità di lavoro, il voto sapore è bene. La contrattazione non può fare. Fate la contrattazione collettiva, e il costo di questo è una contrattazione. Non è una contrattazione.
questo. Siamo il primo, non le donne, 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 purtroppo si trova in condizioni tali per cui poco o nulla. Ecco, di fronte a questo è un problema vero e reale. E come si, come si, come si possa risolvere questo problema? Cioè, si tiene conto nella declinazione del giovane che questo è il problema? Questo è il fatto centrale. Noi diciamo che la regola generale è tutelare le proprietà del lavoratore fisicamente autonomo. Che è elevato anche di norme penali. L'articolo 2 del decreto legislativo statuto da giugno scorso, ogni lavoratore che lavora in maniera continuativa, esclusivamente personale, è organizzato nello spazio del tempo. Cioè, non basta più il vincolo geografico che fa parte di un mercato lavoro passato, ma è interorganizzato. A quel lavoratore si estende la tutela del lavoro dipendente, tutta e tutta insieme. E quel lavoratore dice tutto quello che prevede la tutela del lavoro dipendente. Perché ti dico questo, facciamo stare fuori dal sistema politico, un lavoro autonomo che però abbia queste tre condizioni, continuativa, esclusivamente personale, interorganizzato, loro sono tutto chiamare come vogliono. Stati su fede, dopo un po' di tempo, si va, davanti a giunti, benissimo, se per quella novità, io però ho lavorato così. A quel punto, in quel momento, dal primo giorno che torni, io a quando avete rimarco la porta di lavoro, quella porta di lavoro sarà disciplinata, tutelata dall'incontro con la lavoro di cliente. Prima di tutto questo, non ho trovato la forma, non ho lavorato per anni, le punte per venire, sai cosa tutti per venire, sono stato trovato con le leggi per venire, lo fai? Il primo anno, 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 il primo anno,